Il Teramo scopre, anzi riscopre, la difesa a 4. Almeno queste sono le indicazioni della seduta di allenamento di ieri, nella quale Maurizzi, per forza di cose, ha dovuto ridisegnare la sua squadra, considerando le tante assenze, specie nella zona centrale del campo che avrà contro la Ternana. Perché Spighi starà fuori 3 turni per squalifica, Celli è out per un problema all'adduttore e il suo naturale sostituto, Armeno, anche ieri si è allenato a parte. Persia soffre di pubalgia e di conseguenza il centrocampo a 3 vedrà la presenza di Cristian Bentola, che proprio nell'ultimo impegno del torneo ritrova quella posizione di mezzala sinistra nella quale nasce e nella quale Pillon lo aveva provato in estate quando il ragazzo era ancora in bianco-azzurro Pescara. Con lui Proietti e Spinozzi, mentre De Grazia farà il trequartista alle spalle delle due punte Infantino e Sparacello. Dietro, il sacrificato a fare un ruolo non propriamente suo potrebbe essere Fiordaliso, che torna a sinistra del pacchetto a 4 con Caidi e Polak in mezzo e Altobelli sulla corsia di destra. Ed è proprio il difensore cieco a presentare la gara contro i rossoverdi di Fabio Gallo, appena confermato dagli umbri sulla panchina delle Fere, e a tornare su alcune decisioni arbitrali avverse nella partita persa per 3-2 al Nero Rocco di Trieste. Ci aspetta l'ultima giornata dove quasi tutte le squadre si giocano qualcosa, quindi anche Ternana si gioca playoff, quindi aspettiamo una partita difficile come ogni weekend. È un po' brutto a dirlo, però siamo un po' abituati che le prestazioni dei arbitri non sono, diciamo, perfetti, non sono perfetti, purtroppo spesso accadono errori gravi, non c'è VAR, non c'è niente che magari può dare una mano, una cosa che in C cambierebbe tante cose, però il primo rigore era assurdo, era anche dalla dinamica del movimento si vede che proprio non è stato un metro lontano Alessandro dall'attaccante, si vede proprio che è una cosa assurda. Infatti ho protestato fino alla fine perché questo influenza la partita troppo, una decisione così. È una bella soddisfazione perché il girone è molto difficile, equilibrato, quindi sì, possiamo dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo principale, sì.